dalla prima partita, non che sia importante, però è il nostro lavoro, per cui quando una tua idea viene sviluppata in un certo modo, quando una cosa che non ti piace in effetti trova riscontro sul campo, dici che insomma bene o male non sono come scemo. Certo, sì. Però la difesa 3 con De Rossi, nelle prime partite, la 4 in un certo modo, l'impiego di Cassano, l'impiego di Montolivo, l'impiego soprattutto di Motta, sì, l'impiego di Giaccherini, mi hanno lasciato molto molto perplesso. Poi ti ripeto, è un europeo non particolarmente esaltante in termini tecnici, per cui fino a questo momento ha ragione lui, e spero che abbia ragione lui fino in fondo. Certo, senti, nel saluto e nel ringraziamento ti leggo fra i tanti un messaggio, un sms di un nostro ascoltatore che dice: caro Ivan, il quotidiano Tutto Sport, Buffon a parte, non ha messo un voto oltre il 6,5 ai nostri azzurri, ma che partita hanno visto, grande Zazza, Sandro. Ma ho letto anche su Twitter che ci sono voti molto bassi, francamente incomprensibili, perché per esempio Buffon deve avere un voto molto, se vogliamo andare leggero, molto alto, perché comunque pare il rigore e non ha fatto, non ha commesso errori, non è stato particolarmente anche la parata in corso di partita del primo tempo, quella lì ha smanacciata, fantastico, braccio sinistro, con la mano sinistra, poi Abate più di 6,5 glielo potevi dare. Barzagli ha fatto una buona partita, Bonucci da 6, vabbè, Barzagli ha fatto un buon primo tempo, poi è morto. Secondo me Pirlo ha fatto un ottimo secondo tempo, con qualche errore il primo tempo non mi è piaciuto, però per il resto devi tenere dei voti sufficientemente alti, anche perché hanno compiuto un'impresa. Certo, sì. E quindi da questo punto di vista sarei stato un pochino più generoso, anche se non sono particolarmente generoso. Poi a me non piacciono poi i voti che vanno dal 4 al 7, cioè dai 8 a uno che fa 16 gol, ecco. Trovo che invece si possono essere duri, molto duri quando uno fa molto male, ma anche molto generosi quando uno fa particolarmente bene. Ovviamente. Senti, no chance contro la Germania, oppure tutto può accadere nel calcio? No, tutto può accadere nel calcio. In particolare la Germania, che abbiamo visto addirittura soffrire con la Grecia nel secondo tempo, una Grecia improponibile, che non aveva il gioco d'attacco e che gli ha fatto comunque due gol. Soprattutto la parte di Boateng, loro sono sufficientemente deboli, per cui spero che Prandelli lì riesca a fare delle cose. Poi Schweinsteiger l'ho visto un pochino giù, sono forti nella fase e freschi nella fase offensiva, hanno molte soluzioni, per cui è una Germania, sicuramente una delle migliori Germanie che abbia visto negli ultimi anni, e anche molto giovane. Però ti ripeto, arriviamo a giovedì, arriviamo con molta carica, con la testa un pochino più libera, ci siamo sgravati di tanti pesi, la qualificazione del primo turno e abbiamo avuto l'Inghilterra, per cui il nostro l'abbiamo fatto. Se andiamo con la testa giusta, come ho scritto su Twitter in questo momento, noi ci presentiamo alla battaglia con i tedeschi con cucchiai tra i denti. Nell'abbracciarti e ringraziarti, ti riconosco sempre un'estetica e un'eleganza che hanno pochi raffronti. Grazie Ivan. Mi fa molto piacere, grazie Marcello. Grazie un abbraccione. Ciao. Ivan Zazzaroni.